Sentite! Scusali! Ciao, Yamazaki! Lo so che sei appena arrivato, ma sei il capoclasse! Il capoclasse? Sì, per tutta la settimana! Dovrai pulire la lavagna per i professori, consegnar loro il registro, cantare durante gli intervalli e ballare! Avrai incarichi di grande responsabilità! È normale fare tutte queste cose nelle scuole giapponesi! Da quando in qua il capoclasse deve mettersi a cantare e ballare? Lo prende in giro. Coraggio, al lavoro, ora devi andare a pulire la lavagna. Ricorda, quando hai finito devi cantare. Certo che è un animale molto strano. Sembra che non si muova nemmeno. Deve essere molto pigro. Invece ti sbagli di grosso, sai. È il contrario. Dà l'impressione di essere un animale indolente. In realtà, il bradipo sa correre ad una velocità davvero incredibile. Alcuni biologi hanno visto che riesce a superare i 100 km orari ed è capace di fare scatti e balzi rapidissimi che superano in agilità qualunque felino. Caspita, non l'avrei mai detto! Ragazzi, è troppo forte. Gliel'ha data a bere anche questa volta. Chissà se sono tutti quanti creduloni come lui in Cina. C'è cascato ancora una volta come un pollo, non ha ancora capito che lo prende in giro. Che ne dite? Forse i bradipi non esistono proprio nel suo paese. Credi che riusciremo a vederlo mentre fa uno dei suoi scatti felini? Ma certo, senza dubbio. Sono pronto. Sapevi, Sakura, che il gioco della pallavolo è stato inventato sulle spiagge delle Hawaii e alle origini i nativi vi giocavano con le noci di cocco? Con le noci di cocco? Esatto! A quei tempi non esistevano i palloni di cuoio. Ah, non esistevano? Infatti, gli indigeni prendevano sempre delle sonore zuccate quando giocavano. Oh, poverini! Non credergli, Sakura. Perché? Non è vero? Non hai ancora capito che le storie di Yamazaki sono frutto della sua fantasia? Eh? Oh, no, basta, ti prego, basta! Guarda un po', anche lì sembra essere un ottimo nuotatore. Sì, è vero. Sì, arrivo! Ragazze, esiste una leggenda sulla pallavolo. Gli antichi egizi dicevano che chi non faceva cadere la palla per terra avrebbe trovato il vero amore. È un racconto tradizionale orale che è stato tramandato fino a noi. Sei proprio incorreggibile. Ma sapevo che queste morissero dalla voglia di giocare. Che meraviglia! Oh, a proposito, sapete qual è il popolo che ha inventato i palloncini colorati? Sono stati gli antichi babilonesi che ci giocavano sempre quando erano nei loro meravigliosi giardini, davvero! Oh, scusa, e a quell'epoca avevano già scoperto la gomma? I palloncini sono di gomma, no? Esatto! Solamente che allora li facevano di vetro soffiato, capito? Questa sicuramente è un'altra delle sue fandonie. Erano di vetro. E come facevano a giocarci in questo modo? Non si rompevano continuamente? Figurati, i babilonesi erano anche dei bravissimi chimici. Hanno fatto diversi esperimenti finché non hanno inventato il vetro infrangibile. Oh? Questa mi puzza. Dammi un consiglio, Yamazaki. Come faccio a diventare brava come te, Sakura, nella maratona? Devi allenarti dalla mattina alla sera. E se vuoi diventare una campionessa, dovresti andare ad allenarti in alta montagna. L'aria di montagna fa correre più in fretta. Esatto. Infatti, i maratoneti vanno ad allenarsi in alta quota perché l'aria è rarefatta. Che cosa? I corridori più bravi sono gli abitanti delle montagne perché sono abituati ad arrampicarsi e a scalarle. Incredibile! Ma viviamo in pianura. Come facciamo ad allenarci in montagna? Prendi l'aereo e vai sulle Alpi svizzere, così dopodomani potrai sperare di vincere. Quando la smetterai di raccontare tante panzane? L'hai presa in giro? Ma no, l'importante è allenarsi. Grazie, seguirò il consiglio. Devo allenarmi anch'io. Ehi, aspetta, Sakura. Dimmi, che cosa c'è? Sai che assisteremo alle gare di atletica cittadine? Che cosa? Le ragazze...
ragazze pompon seguiranno l'evento e scandiranno il tifo per gli atleti. Oh, sul serio? Inventiamoci qualche canzoncina per sostenerla. Sì. Ciao ragazze, sapete qual è l'origine della parola tifosi? Pare che nell'antica Roma degli imperatori, quando gli uomini affrontavano i leoni nell'arena, il pubblico fosse composto prevalentemente di ammalati di tifo che speravano di guarire manifestando il loro entusiasmo per i leoni. Ah, è una bugia. E sapete qual è l'origine della parola bugia? Sembra difficile. Preoccuparsi è inutile. Con molta concentrazione e un pizzico di fortuna potremo anche rispondere a tutte le domande. Sì, hai ragione. Ti metto subito alla prova. Questo è l'indovinello più antico del mondo. Vediamo se riesci a risolverlo. Voglio sapere qual è quell'animale che quando si sveglia ha quattro gambe, al pomeriggio se ne ritrova due e infine ne ha tre al calar della notte. Mi arrendo, non lo so. Ma dai, è facile, anche tu non sai rispondere, Sakura. Yamazaki, non è facile, qual è la soluzione? L'animale è l'uomo. Alla nascita gattona, quando è adulto cammina e quando è anziano gli serve il bastone. Hai ragione! Quando eri a Hong Kong, sei mai andato a raccogliere le fragole? Qualche informazione sulle fragole? Eh? Dovete sapere che le fragole sono un frutto originario del Sud America. Lo so. Ma forse non sai che a quel tempo le nostre fragole non erano commestibili. Quello che intendo dire è che le fragole di allora erano molto diverse, potevano alzarsi e scappare via. Perciò non era facile come oggi raccoglierle. Poteva proprio farne a meno, doveva inseguirle per tutti i campi e quindi più che una raccolta era una vera e propria caccia alle fragole. Sì, certo, giusto, bravo. E così pensarono di costruire delle serre dove rinchiudere le fragole per non farle scappare più. Ma finiscila di raccontare storie. Vuol dire che si è inventato tutto. Ma certo, io l'avevo capito fin dall'inizio. Buffa, non ne posso più di questa pioggia. Già, la cosa strana è che piove solo nella nostra città. E se alla base di questa anomalia ci fosse un fenomeno paranormale? Ora vi spiego perché si verifica tutto ciò. Il problema è dato dall'effetto serra e dallo scioglimento dei ghiacci al polo sud. Sembra che la colpa sia di un pinguino su un iceberg. Un pinguino? Dicono che sia dotato di poteri sovrannaturali e decide il bello e il cattivo tempo. Forse è un extraterrestre? Una squadra di scienziati argentini lo ha tenuto sotto osservazione e l'ha visto volare. Infatti i radar hanno rilevato oggetti volanti a forma di pinguino. Caspita! Smettila con queste panzane! Chissà se Rika è riuscita a finire il suo bell'orsacchiotto. Sì, l'ha finito durante l'intervallo. Sapete tutta la verità sugli orsacchiotti? Oh? Prima di estinguersi e diventare di pezza, erano animali marini che pescavano ogni tipo di pesce e nuotavano instancabilmente per i sette mari. Dici sul serio? Vivevano nel circolo polare artico e antartico, fra l'Alaska e la Groenlandia, a nord e vicino alla Patagonia, a sud. Erano animali dotati di grande forza e resistenza. Ogni anno compivano il giro del mondo in 80 giorni e sapevano persino nuotare in apnea. Accipicchia! Ascolta, gli orsacchiotti viaggiavano sempre in branchi quando nuotavano, ma un brutto giorno si trovarono davanti a un minaccioso salmone rosa che cominciò a sbranarli. Eh? È per questo che gli orsacchiotti misero piede sulla terraferma per sfuggire al salmone rosa. Adesso basta con le tue frottole! Oh? Il salmone rosa era più grande di una balena e più famelico di uno squalo. Sì, sì, certo, come no. Oh, mi ha raccontato un sacco di bugie. Temo di sì, vogliamo andare ora? Ottima idea. Dove andate di bello, ragazzi? È per te. Davvero? Lo posso aprire, Charo? Che bello, l'hai fatto tu. Sì. E se per caso non sai ancora come chiamare l'orsacchiotto, sappi che se tu volessi dargli il nome di una cosa che ti piace, è probabile che questa sia... Allora lo chiamo Caramella. Ah? Io vado pazzo per le caramelle, non lo sai? Le caramelle sono un'invenzione di secoli e secoli fa, che erano state ideate come dono d'amore. Infatti, più erano grandi, più era forte il sentimento che un uomo nutriva per la sua innamorata. Ad un certo punto, negli anni del barocco, con il lusso sfrenato e il desiderio di ostentare ricchezza e sentimenti, i nobili più potenti assumevano degli artisti pasticceri che producevano caramelle enormi, grandi come delle case. Nel Guinness dei primati ho letto che la caramella più grande del mondo è stata prodotta in Francia nel 1800. E copriva un'area di 360 metri quadrati. Ah, vabbè, oh, smettila con le tue panzane, non hai sentito quello che ho detto? Perché ti arrabbi tanto? Che bel calendario. Lo usava mia madre quando lavorava ancora come modella. Che meraviglia. Ma voi conoscete la storia dei calendari? Cosa?
Secoli fa i calendari si scrivevano per terra. Gli uomini tracciavano le date nella polvere, ma venivano cancellate dal vento o dalla pioggia. O ci camminavano sopra cani e gatti, o le persone e le loro orme rendevano illeggibile il calendario. Così, per impedire che i calendari venissero cancellati, nacque una nuova professione, il guardiano dei calendari. Sul serio? Yamazaki è davvero incorreggibile. Non vuole proprio perdere il vizio di raccontare frottole. Buongiorno a tutti. Ben arrivato. Buongiorno, Errol. Buongiorno anche a te. Sono pronto a scommetterci. Sei un esperto in calendari, vero? Che cosa? Ascoltami, Errol non è della tua pasta. È un ragazzo serio che non si diverte a prendere in giro il suo prossimo. Sei esperto in calendari anche tu? In Europa la professione di guardiano di calendari era reputata di grande utilità e soprattutto di responsabilità. Infatti, chi cancellava il calendario o giocava brutti scherzi al guardiano rischiava delle multe molto salate. Esatto. I libri di storia riportano diversi casi di contravvenzioni pagate al guardiano e alcune ammontano a milioni. Comunque, a parte le ammende, il calendario più famoso di tutti fu quello dell'antico Egitto, che era lungo più di 100 chilometri. E voi dovete sapere che era stato scritto dagli extraterrestri. Credo sinceramente che io e te andremo molto d'accordo, Errol. Ne sono sicuro. È pazzesco. Non posso credere ai miei occhi, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto che quei due avevano in comune questa fantasia sfrenata e incredibile? Non posso pensare che anche Errol ci racconti delle frottole. Invece è così. Ehi, mi fai vedere che libro stai leggendo? Gli alieni si sono infiltrati tra di noi sotto forma di gatti e conquisteranno la Terra. Ma che razza di libro è? L'ho divorato in un pomeriggio. È entusiasmante, vero? Secondo te dice la verità? I gatti potrebbero essere extraterrestri. E come? 2/3 dei gatti e dei felini esistenti sono alieni venuti a conquistarci. Ma il dato impressionante è che in realtà anche altri animali sono degli extraterrestri, come ad esempio i cani e le rondini, e anche i pinguini. E che circa 7.000 marziani si infiltrino ogni anno fra le colonie animali. Credi che ce ne siano anche fra i pesci rossi? Ma sicuro, hanno conquistato tutti i regni animali, anche quello acquatico. Sembra solo che sia stato più difficile prendere le sembianze dei pesci perché non riuscivano a rendere impermeabile la tuta spaziale. Ma con la loro tecnologia il problema è stato risolto. Accipicchia, che forza! Ma forse tu non sai che in realtà anche gli eroi dei fumetti come Superman e l'Uomo Ragno sono degli extraterrestri. Proprio felice che anche quest'anno il bazar abbia tantissimi visitatori. È un successo. Vi racconto le origini del bazar. Furono inventati molti secoli fa da un arabo che emigrò e si trasferì nei pressi delle cascate del Niagara. Lo scroscio delle acque era fragoroso e creava un rumore che faceva azar, bazar, bazar, bazar. E così l'arabo pensò di chiamare la sua bottega bazar, ma poi... Vai a portare questi aranciati al tavolino numero 3, per favore. Un bel giorno l'acqua delle cascate finì sulla merce venduta e i clienti lo chiamarono Buzzur. Ottima mossa, brava Charo. Ti ringrazio, ma ci sono abituata a trattare con quello sbruffone. Scusami, Lee, toglimi una curiosità. Anche dalle vostre parti si festeggia il Natale. Certo. E vi fate i regali come facciamo noi? Solo con le persone più care. Allora, visto che noi due siamo carissimi amici, ti farò un regalo di Natale. Sai, io non ho molti soldi, quindi sarà un regalo piccolo. Ma come si dice in questi casi, è il pensiero che conta. Senti, ti ascolto. Io volevo dirti una cosa. Voglio raccontarvi una storia di Natale. Tanto tempo fa si usava fare l'albero di Natale all'esterno delle case. Cosa? Proprio così. E al posto delle normali decorazioni si appendevano all'albero le cornie di ogni genere. Scusa, ma il cibo non si congelava. D'inverno la temperatura va sotto zero. Sì, e per questo motivo venivano utilizzati solo cibi freddi. Ad esempio, al posto del solito panettone si mangiava una torta gelato e al posto di... Anche Rika mi ha spedito un biglietto molto carino. E ce n'è uno anche di Yamazaki. Mi scrive... Forse tu non sai che l'augurio di felice anno nuovo che tutti noi ci scambiamo in questo periodo viene dal cognome di un sacerdote vissuto molto tempo fa che si chiamava appunto Felice. Accipicchia, questo non lo sapevo. Guarda che ti sta prendendo in giro. Allora, si è inventato tutto. Ragazze,
Adesso vi erudisco. Lo sapevate che la prima gara di nuoto del mondo si è svolta ben 5 secoli fa in Inghilterra? Gli avversari dovevano battersi a duello. Poi decisero di sfidarsi buttandosi nel Tamigi. Era pieno inverno. Potete immaginare quanto freddo facesse. Ma il nemico più difficile da sconfiggere era la nebbia. L'acqua era... Va bene, va bene. Adesso basta. È meglio che ti tocchi in acqua così ti rinfreschi le idee. Sapete come sono riusciti a finire la gara? Grazie ad un ombrello rosso che veniva sventolato davanti ai loro occhi per evitare che si perdessero nella nebbia. In acqua, ho detto. E molla il mio orecchio. Caspita. Ascoltare le sue panzane è davvero divertente. Come fa ad inventarsi storie così incredibili? Già, l'hai detto. Cosa? Non era vero. Lo sai, si ha l'impressione che tu sia nato con gli sci ai piedi. Sei fortissimo. Grazie, grazie di cuore. Ma devo dire che anche tu impari velocemente. Sapete com'è nato lo sci? Eh? Secoli fa la gente sciava con gli zoccoli. Non è possibile. Non si può sciare con gli zoccoli. Il tacco di legno non può scivolare sulla neve. Guarda che gli zoccoli di un tempo non erano come quelli di oggi. Non è così, vero, Errol? Oh, è verissimo. Erano molto lunghi, spuntavano di 1 metro sia davanti che dietro. Che forza! Quindi in passato gli zoccoli si usavano anche come sci. Calma, non esagerare. Eh? Si sa che li indossavano tutto il giorno. Li portavano sia d'estate che d'inverno. Già, nonostante fossero piuttosto ingombranti. Infatti non riuscivano a correre facilmente. Per vedere chi era il più veloce, in primavera organizzavano la gara degli zoccoli, una specie di corsa. Ma d'inverno dovevano correre sulla neve. E inventarono quindi le gare di sci. Giusto, amico? Giusto, amico. Da quando Yamazaki ha scoperto di avere un alleato, nel raccontare frottole si danno man forte a vicenda. Già, quei due sembrano proprio fatti l'uno per l'altro. Ma la cosa più incredibile... Oh!